Sono molto contenta in primo luogo, si sente? Sento da casa. Ok. Vabbè, sono molto contenta di essere a Bartleby, insomma, è parecchio tempo che vi seguo sia su internet, insomma, che con altre persone che so che sono coinvolte qui, quindi per me è veramente è una cosa che mi rende felice essere qui. Poi per quello che riguarda insomma, l'argomento sugli usi della rete, diciamo che qualche problema con l'idea di uso ce l'ho, no? Perché insomma, usare la rete, essere un soggetto nei confronti della rete, un po' come formulazione, va contro quella che è stata una delle intuizioni più fondamentali sulla teoria della rete anche sul computer, cioè che l'uso è un elemento che però si connette sempre rispetto al fatto che uno diventa parte di questa rete, quindi è la rete che ti usa tanto quanto tu che usi la rete. Però comunque, diciamo, per portare avanti insomma questo discorso, e comunque si può portare avanti, è utile parlare in un primo momento della rete come strumento, anche se, ripeto, insomma, questa è una cosa che va qualificata sempre con l'altro lato, cioè come uno diventa comunque un segmento di questa macchina che rimane eccessiva rispetto agli usi che se ne possono fare. E allora volevo fare una breve rassegna di un po' tutte le cose che mi sono venute in mente rispetto a questa questione dell'uso della rete come strumento. E premesso che sono anche qui, dicevo, per imparare, perché vorrei sapere, specialmente perché insomma, l'Italia la conosco bene, le vicende dell'Egitto e della Tunisia abbiamo imparato molto negli ultimi mesi, anche all'orientale di Napoli, dove si sono succeduti seminari, iniziative, abbiamo avuto anche molte visite da parte di amici tunisini, anche egiziani, insomma, che sono venuti e ci hanno raccontato di questa cosa. Ci sono stati anche molti compagni che sono andati in Tunisia e quindi insomma sono andati anche a verificare un po' le cose che si dicevano su Facebook e così via. Quindi usi della rete. Sicuramente, insomma, per quello che riguarda, bisogna capire un po' le varie piattaforme come stanno funzionando. Per quello che riguarda la piattaforma di massa per eccellenza in questo momento, che è Facebook, queste sono strategie che sono chiare e evidenti a tutti. Cioè, quello che vedo che sta succedendo è che comunque, diciamo, coloro che sono più attivi, gli attivisti della rete, che cercano di fare un uso politico di un medium come Facebook, stanno adottando questa strategia di accumulare contatti, no? Quindi di espandere al massimo il numero di contatti. Quindi non è difficile trovare nodi, i profili che sono legati a persone particolarmente attive, di solito anche a livello locale, non nel territorio, avere 1.000-1.500 contatti. E la strategia è stata proprio quella di una comunicazione costante, no, su questi network. Quindi, diciamo, quello che si cerca di fare è di produrre questa comunicazione costante, che attraverso questa promiscuità, poi, che è quella delle reti, perché quando si parla di reti sociali si parla di reti di iperreti sociali, che poi è internet, perché la rete sociale non è solo internet, ma è, diciamo, un modo di pensare il sociale, che è anche una sua storia anche di formalizzazione a livello di simulazione di computer o calcoli matematici, insomma un approccio quantitativo quasi al sociale. Quindi diciamo, quando si parla di reti sociali si parla sempre di reti che si sovrappongono, no? Per cui diverse nodi possono essere parti di rete anche molto promiscue. Quindi la strategia è stata quella di produrre una comunicazione costante che ha nelle intenzioni più o meno percepite, ma anche molto articolate spesso, quello di produrre un fenomeno di individuazione della rete, perché la rete è qualcosa che si individua, non è stabile. Individuazione, qui lo uso nel senso di Gilbert Simondon, no? Quando dice che un individuo si forma come un processo di individuazione, quindi la informazione viene usata, diciamo, per avere un effetto su quello che è la direzione che una rete prende, quelli che sono i suoi umori, quelli che sono i suoi affetti e così via. Ed è stato abbastanza efficace, perché efficace anche perché non è una questione soltanto di diventare un nodo che comunica semplicemente un messaggio, ma anche quello di intercettare quelle che sono sempre di più produzioni di testi, produzioni di video, di video che arrivano da punti che sono anche non collegati, diciamo, alla rete di attivisti stessi. Quindi, diciamo, il video, il documento, il testo, anche proprio la battuta, lo scherzo, no? Tutti questi segmenti, anche molto eterogenei fra di loro, sono continuamente intercettati con la speranza, insomma, che diventino virali.
Un esempio che abbiamo avuto ultimamente, che ci è venuto dall'Egitto, per esempio, è quello di questo video prodotto da questa ragazza egiziana che è diventato virale perché è stato intercettato anche da questi supernodi, in cui lei, un video fatto in casa, da sola, in cui lei invitava tutti, specialmente gli uomini, come se fosse una sfida da parte di una donna, no, a recarsi a Piazza Tahrir, insomma, per aumentare la partecipazione. Quindi c'è un lavoro di comunicazione costante che usa molto spesso anche il senso dell'umorismo, no? Perché la rete comunque incoraggia, viene, non, è molto dipendente dagli affetti, quindi diciamo c'è questo affetto dell'indignazione, no? Che si è propagato, no? È mitigato spesso dall'altro lato anche da questo uso del senso dell'umorismo, quindi diciamo questa comunicazione anche ironica, non completamente diretta, è qualcosa che ha avuto un effetto. L'altra cosa che si nota però vedendo queste sperimentazioni è che sembra molto importante il fatto che questa comunicazione di questi nodi è tanto più efficace quanto si lega a quello che tecnicamente, di nuovo partendo da Simon Dono, ma anche altri che hanno usato questi termini, è il milieu associato, lo chiamo milieu tecnogeografico. Cioè il fatto che la rete non funziona da sola, non è un universo autocontenuto. E anche la partecipazione e l'uso di queste reti implica sempre che il soggetto che si attiva ha una qualche relazione non soltanto con la rete in quanto opinione pubblica, ma anche col territorio, col milieu, che non è esclusivamente il territorio perché è definito da fenomeni di circolazione, di influenza reciproca, che vi è associato. Quindi questa relazione con un qualcosa che non è totalmente virtuale, no? Nel senso antico della parola, sembra una cosa molto importante. E poi gli altri strumenti, lo sappiamo che hanno funzionato molto bene, sono i gruppi, cioè i gruppi che iniziano, poi magari si dissolvono, che possono essere di vari tipi, che possono essere satirici, che possono essere anche gruppi che proprio incitano alla partecipazione. Però questa comunicazione costante, secondo me, è stata importante perché ha, diciamo, tolto questo monopolio dell'opinione pubblica o del sentimento pubblico, dell'affetto, a quelli che sono i mezzi di comunicazione di massa, anche se comunque si è sempre relazionata a questi in una maniera antagonista, spesso alternativa, quindi ha offerto uno spazio perché un altro tipo di sensibilità, un altro tipo di altri tipi di idee possono circolare. Twitter si è inserito ultimamente rispetto a questa cosa in due modi. Uno, come ha detto prima lui, nel modo in cui si è relazionato ai mezzi di comunicazione di massa, influenzando quello che è il fenomeno classico di agenda setting, quindi influenzando quelli che sono, diciamo, l'ordine dell'importanza delle notizie. Ormai sappiamo che si va a cercare quella che è la classifica delle parole o degli eventi su Twitter. L'altro modo in cui è influenzato, o diciamo in cui viene usato, ovviamente ha a che fare con la mobilità di Twitter, il fatto che è fatto per la comunicazione mobile. E quindi sappiamo che Twitter è stato usato in maniera molto importante per esempio durante il 15 ottobre, no? Parlavamo l'altro giorno a Napoli con uno dei ragazzi del movimento, Francesco Festa, di questa cosa, cioè che lui, pur restando a casa il 15 ottobre, ha avuto un accesso costante, anche pieno di immagini, no, alla manifestazione, quasi una visione frattale di quello che stava succedendo, che era completamente in contrasto con quello che veniva trasmesso durante la stessa giornata dalla televisione, che era fatta di questi micromessaggi, di microblogging, ma anche di foto, ma anche di video, no, che permetteva appunto una percezione dell'evento completamente diversa. E per me, che ero invece a Roma il 15 ottobre, permetteva anche di capire quello che stava succedendo, perché stando anche lì, essendo bloccata, insomma, ricordo nella prossimità di Piazza San Giovanni, con i gas lacrimogeni che arrivavano, bloccati da una parte dalla polizia, non era per niente facile capire come muoversi e cosa stava accadendo. E invece Twitter, comunque, sullo smartphone continuava a dare un senso anche proprio di quello che stava succedendo in modo più generale. Quindi la mobilità di Twitter è importante proprio nel momento anche dell'evento, cioè di quando le cose succedono. E questo per enfatizzare sempre l'idea che la rete da sola non fa niente, cioè è legata agli eventi che succedono. L'evento cambia completamente l'uso del medium. Di nuovo, o se pensiamo a quello che è successo in Tunisia, questo si vede nelle affermazioni dei tunisini, per esempio all'estero, che dicevano che il nostro uso di Facebook era completamente mainstream ed è cambiato improvvisamente.
No, il paragone che viene subito in mente è con il Fanon di Radio Algeria, no? Di quando Fanon diceva che la radio in Algeria era considerata la voce della Francia, la voce del colonizzatore, no? E che il fatto, per esempio, che i contadini algerini non volevano la radio, non compravano la radio, era attribuito a una loro arretratezza, no? L'incapacità di relazionarsi a una nuova tecnologia. Invece, quando Radio Algeria ha cominciato a trasmettere, effettivamente, questi stessi arretrati contadini si sono comprati gli ultimi modelli di radio e li hanno usati subito, no? Senza soffrire nessun tipo di arretratezza. Quindi l'uso del medium cambia completamente in relazione all'evento, cambia completamente in relazione al milieu associato, e questa è una cosa che bisogna sempre tenere in mente per non investire troppo semplicemente nel medium stesso, no? Ma sempre stare dentro e fuori è una cosa molto importante. Poi un altro punto che volevo sollevare è la relazione con quelle che sono, diciamo, altre realtà di rete. Ne ho individuate per esempio tre, ma potrebbero essere anche di più, e che comunque sono stati importanti in questi anni. Ovviamente la relazione col branco di Anonymous, cioè, perché Anonymous è proprio il branco, il mob, no? Quindi Anonymous, dicono le cronache, è nato proprio in uno spirito goliardico adolescenziale, no? I primi attacchi sono stati fatti alla scientologia. Quindi, diciamo, come se avessero provato la loro forza, no? In queste circostanze. E sappiamo che è stato molto importante l'apporto di Anonymous, nella misura in cui non ci possiamo mai dimenticare che queste piattaforme sono piattaforme corporative. Quindi, tanto Facebook è stato liberale in Egitto durante le rivolte, tanto ha mostrato una faccia completamente diversa in Inghilterra durante il matrimonio di Kate Williams, quando hanno chiuso tutti i gruppi e tutti i conti di persone che erano stati identificati come, insomma, qualcuno che poteva portare dei fastidi. Quindi, diciamo, un braccio, diciamo, tecnico esperto, che abbia anonimo, che abbia appunto questa capacità di intervenire, è qualcosa di molto importante. Quindi, diciamo, non bisogna trascurare questo elemento, perché l'hacking ci vuole, no? Perché di queste piattaforme noi non ci possiamo fidare assolutamente. Cioè, e questo porta al secondo caso, quello di WikiLeaks. No, perché Wikileaks, c'è un articolo molto interessante che è uscito su Radical Philosophy, di cui parlavo a Dalio, di questo studioso, giovane studioso inglese, che ha esaminato proprio gli scritti di Assange, no? La strategia di Assange di Wikileaks, così come lo aveva pensata, era interessante, perché lui, diciamo, l'obiettivo, così come se l'era formulato in questi scritti, che poi sono, insomma, migliaia e migliaia di parole, non si riesce a stargli dietro, era quella di il leak come un qualcosa che serviva non tanto a informare le persone di cose che non sapevano, perché lui parte proprio da questa idea, cioè le cose si sanno. Infatti, quando sono usciti i leaks in giro, e allora cioè, queste cose le sapevamo, no? La strategia di WikiLeaks, quella per cui è diventato più pericolosa e per cui ha pagato la sua visibilità, ha pagato proprio in termini fisici, no? Con Assange, anche gli attacchi che poi ha subito da tutti questi enti corporativi, che poi sono pochi, no? La strategia di WikiLeaks era di causare il caos cognitivo nell'elite, cioè dire: voi non potete più nemmeno mantenere questo segreto, che non è un segreto, no? Tutto quello che fate è pubblico, diventa immediatamente pubblico. Quindi questo, secondo lui, le avrebbe messo in condizioni, diciamo, di non sapere loro stessi come più muoversi. No, e in un certo senso noi dobbiamo pensare all'accanimento feroce, no, contro WikiLeaks rispetto a tante altre realtà di rete. Forse significa che qualcosa, insomma, questa strategia ha colpito, no, qualcosa, c'era, cioè, stata qualcosa di radicale per essere colpita in maniera così pesante. Il terzo, diciamo, gruppo di attori della rete, che prescindono da social networks, con cui vale la pena avere un dialogo, comunque sono, diciamo, gli attivisti del peer-to-peer, le varie associazioni di peer-to-peer, la Peer-to-Peer Foundation, ma in generale tutti quegli esperimenti di trasformare la rete non soltanto in un mezzo di comunicazione, di sensibilizzazione e di organizzazione di proteste e di eventi, ma in un modello proprio di costruzione di un'economia alternativa. Sì, penso che la loro cosa più forte è proprio l'idea che il peer-to-peer può essere usato come una forma di organizzazione produttiva, autonoma, rispetto alle logiche esistenti. E in questo devo dire che c'è stato un passaggio,
Perché io ricordo che fino a qualche anno fa, anche rispetto al 2006-2007, il peer-to-peer si poneva in maniera molto meno antagonista, no? Rispetto al capitale, rispetto all'organizzazione economica mainstream. Cioè, loro comunque sostenevano che era possibile essere complementari, rispetto all'organizzazione del mercato della produzione, cioè che il peer-to-peer o social production, come lo chiama Benkler, funzionava bene in quelle aree dove il mercato non funzionava. Invece, ultimamente io vedo anche, insomma, nella produzione della Peer-to-Peer Foundation e di tutte quelle realtà, micro realtà con cui loro si interfacciano, soprattutto fuori dall'Europa, fuori dagli Stati Uniti, sta diventando sempre più quello del peer-to-peer come la possibilità di costruire un'autonomia sia a livello di produzione proprio di hardware, di software, no? Che sia sganciata da questi meccanismi. E questo mi porta proprio all'idea non dell'uso, ma di essere usati dalla rete, no? Perché un po' c'è questo pericolo a cui bisogna stare attenti. Cioè, il pericolo è che entrando completamente nei meccanismi della rete facciamo macchina con la rete e non solo in un senso positivo, no, perché la rete in un certo senso ci esaurisce. No, in questo pure bisogna parlarne. La rete esaurisce perché ci porta in questa modalità di ipercomunicazione, di iperproduzione, di iperattivismo, che poi deve fare i conti con i livelli di energia, no? Che esistono anche nel sociale. Io penso che veramente la velocità della rete, in un certo senso, è la velocità anche della produzione e dello sfruttamento in cui viviamo. Allora, per esempio, diciamo una teorica con cui non sono molto in accordo, che è Jody Dean, che ha scritto questo libro proprio in cui parla di questa cosa da una prospettiva marxista lacaniana, diciamo, lei sostiene addirittura che la rete ci lega a una macchina che poi, insomma, alla fine è una macchina di cattura attraverso questo surplus di godimento che ci viene diciamo da questa quasi dipendenza dalla novità, no? La notifica, il messaggio, la cosa che succede. Questo, lei dice, è un qualcosa che ha degli effetti, cioè produce questo effetto di ansia, che lei dice è l'effetto proprio della sovraccomunicazione, e che diciamo, per lei è proprio lei dice addirittura dove c'è comunicazione non c'è politica. Cioè arriva a questo tipo di. Quindi dice, beh, bisogna finirla di stare solo in rete, bisogna organizzarsi in strada. No, perché ormai dalla realtà mista non si esce fuori. Non si può dire una cosa del genere. Però è giusto, insomma, tenere questa cosa in mente, tenere in mente che nel rapportarci con la macchina rete, come macchina anche produttiva che produce comunicazione, eccetera, è importante essere attivi. Quindi non soltanto attivi, non soltanto nel senso in cui la macchina vuole, per cui non la nutriamo comunicando continuamente, ma anche estraendo, diciamo, tracciando una linea autonoma, no? Quello che per esempio Lazzarato chiama il ritornello, no? Che bisogna estrarre dalla macchina. Cioè, quali segmenti, che cosa produciamo di nuovo in quanto persone che sono impegnate politicamente sulla rete, proprio a livello di pratiche, di uso, di comunicazione. Cioè, che cosa estraiamo da questa rete che non è soltanto quello che la rete ci propone e che può rappresentare anche quella che è una possibilità diversa, anche in termini proprio di tempo, di durata, di relazione con la comunicazione.